Ambizioso e solidale, l'accordo sul clima c'è. Migliora la performance climatica dell'Italia. Cresce la voglia di un mondo più green. L'accordo sul clima c'è. A firmare l'intesa a Parigi, dove si sono svolti i lavori della COP21, sono stati 195 paesi. Un'intesa storica che fissa il limite del surriscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi centigradi entro il 2020, puntando all'obiettivo di 1,5 gradi. Per realizzarlo servirà ora l'impegno di tutti i governi. Io credo che Parigi incominci a Parigi, ma che dovrà durare per sempre. Per sempre. È importante la governance del processo, cioè come noi intendiamo monitorare i passi in avanti che ogni singolo paese fa e soprattutto anche la possibilità attraverso strumenti scientifici di rivedere l'impatto delle politiche nazionali e poterli aggiornare rispetto all'obiettivo. Il monitoraggio c'è, la prima verifica degli impegni nazionali è fissata al 2023, poi si procederà ogni 5 anni. E c'è l'obiettivo a lungo termine sulle emissioni, il cui picco deve essere raggiunto il prima possibile per poi procedere con rapide riduzioni. Un accordo solidale che prevede fondi destinati alle aree più vulnerabili. Si chiede ai paesi sviluppati di fornire risorse finanziarie per assistere quelli in via di sviluppo, 100 miliardi di dollari l'anno da qui al 2020, con l'impegno ad aumentare i fondi per l'adattamento. Impegno politico sì, ma a Parigi, sfidando il clima di paura innescato dai drammatici attentati terroristici del 13 novembre, è stata anche teatro di una grande mobilitazione che ha visto i cittadini e le associazioni sfilare insieme per chiedere una riconversione globale dell'economia e per salvare il pianeta. Migliora la performance climatica dell'Italia, ma resta fuori, anche se per poco, dalla top 10 dei paesi più virtuosi. Il bel paese, infatti, si posiziona all'11° posto. Lo rileva il rapporto annuale di German Watch, che vede in testa ancora una volta la Danimarca. Voglia di sostenibilità. Ben il 98% degli italiani vorrebbe vivere in un mondo più green, ma 4 su 10 non sanno come fare. Primeggia Milano, mentre Roma è maglia nera. Sono i risultati di una ricerca condotta dalla startup EcoSost. Oltre 244 miliardi di euro di valore della produzione, pari al 7,9% del totale nazionale e 1,5 milioni di occupati. Sono questi i numeri della bioeconomia in Italia, secondo il rapporto presentato da Intesa San Paolo e Asso Biotech.